In realtà, barone, sono davvero preoccupato. Sono circa 2 ore che stiamo attendendo qui al rendezvous e non si sono ancora presentati. E oltretutto abbiamo finito anche il vino in questa lussuosa limousine. Sa cosa faccio? Visto che è un anno che abbiamo scelto la data per le riprese e la cosa mi preoccupa, cerco di fare una triangolazione sullo smartphone del principe. Ecco qua, mando la posizione al nostro driver e ci facciamo portare direttamente dal principe. Jean Paul, vai alla posizione che ti ho appena inviato. E altro vino, per favore. Grazie mille, Jean Paul, anche per il prosecco. Barone, la posizione dovrebbe essere questa. Grazie, Jean Paul. Beh, barone, villa settecentesca, lusso. Almeno diciamo che un po' di gusto gli è rimasto ai nostri colleghi dopo un anno che non li vediamo. Immersi nella natura, ah, guardi quanto verde. È proprio vero. Gli scoiattoli, gli uccellini. Il fogliame. Bello. Fogliame. Sente anche lei? Cosa sono questi schiamazzi? Sono urle, effettivamente. Sembra un coro di persone che incita. Andiamo a vedere. Controlliamo. Le urla sembrano provenire da là. Si fanno sempre più forti. Il luogo è questo. Io sinceramente inizio ad avere un po' di paura. Anche io. Siamo forse conigli? No. Cosa faccio? Busso? Bussi? È educazione. Ha ragione. Nessuno apre. Entriamo, andiamo a vedere. Ancora vivi, fai. Sei solo un vetusto di YouTube. No, cosa succede? Guardi di qua, Conte. Santissimo! Ma che cos'è? Una rissa! Mi puoi mangiarlo? Metti solo falli, perché è la cosa che più ci piace avere in bocca! È inutile che continui a doppiare, tanto io guardo tutti in lingua originale! Ma cos'è sta roba? Sono ancora loro! Mi vuoi 10 kg che mi avanzano secco? Ah! Ma insulti tra gentleman! Non è mai finito! Fermiamo questo scempio! Riprendiamoci! Maleducati! Deve iniziare la nuova serie! Vatti a cambiare! Vai, vergognoso! Vai a vestirti! Dobbiamo iniziare le riprese! Di qua! Di qua! E la doccia è la prima cosa che farete! Bomba ragazzi, o meglio dire dinamite, gentiluomini, benvenuti a quella che si preannuncia la più grande stagione dei gentlemen. Come avete visto, abbiamo dovuto risolvere piccole cose prima di poter cominciare, ma ho l'onore di dare ufficialmente il via a questa nuova stagione. Direi di cominciare con l'uomo che ha fatto la storia di questa serie. Uomo dalle dimensioni pachidermiche, il conte della Massellanza, Danny Lazzarini. Conte, che portamento? Ha un bellissimo blu. Le piace? Mi piace molto, sì. Le confesso che mi sono leggermente ispirato al suo vecchio outfit, Duca. Io invece quest'anno ho optato per un Bordeaux. Noto il Bordeaux. Bordeaux. La prego di accomodarsi al tavolo della giuria. Andiamo avanti anche se con un po' di ribrezzo. Vado a chiamare colui che si autoproclama principe. Principe di Xmurria. Prego. Che portamento, che classe, Duca, principe. Io direi per questa edizione di lasciare da parte i dissidi. Ha ragione. E di far spazio all'eleganza. Io, come vede, ho optato per un monopetto grigio. Beh, giustamente. Dalle nuance pastello quasi. Wow. Mi accomodo. Si accomoda. Ce la fa da solo? Ci proviamo. Vadi. Conte, ben ritrovato. Principe, è sempre un piacere averla alla mia destra. Dulcis in fundo. In fondo c'è sempre la parte migliore, ma non oggi. Colui che nelle scorse stagioni ha rappresentato la cloaca. Forse è il termine più esatto, il baronetto di Marenduzzo. Duca, piacere. Barone,
piacere, si è presentato. Sono io. Che bel vestito. Lo so, è un effetto vedo non vedo, perché con la barba... Cioè il papillon. Papillon. Ha visto che bel abito che ho scelto? Che tipo di abito è? Un pulled pork. Forse voleva dire un pied de poule. Può essere. Può essere. Cominciamo bene. Barone. Barone. Salve. Salve. Piacere, barone. Piacere mio, signore. Ci ripresentiamo. Piacere. Ognuno di noi sfilerà con un diverso outfit. Chi è al tavolo della giuria sarà incaricato appunto di dare il proprio punto di vista su quello che è il portamento, l'eleganza di Cabarone. Me lo giuro. Lo giuro. Non ne posso già più. E siamo al primo video. Sarò il primo, dato che mi trovo già qui. Mi appresto un attimo, faccio conto. E mi presento con un tre pezzi monopetto Bordeaux. Bordeaux e Bordeaux. È bello. Guardi che panciotto. Da quando è diventato un lottatore ha un fisico così asciutto e tonico. Ci ho fatto un pensierino, sa. Vediamo. Vedi il giro sul tacco. Mamma, sì, sì. Beh, gli cala veramente alla perfezione. La cravatta è di seta. Non è esternata? No, io sono introverso. Lei è estroverso ed esterna. Io introverso e... interna. Cosa che dovrebbe fare qualcuno col barone, cioè internarlo. Esatto. Oh, bello. Apprezzo moltissimo il richiamo alla mia sicilianità con questa coppola in nuance pastello. Non si allarghi, questa è una coppola borsalino taglio spigato. Abito, carta da zucchero, camicia con colletto all'italiana. La calzatura, vitello con annessa cintura. Avete segnato? Sì. Io ho votato 27. Barone, cosa ne pensa? Dove ha lasciato Dodò? Direi che abbiamo tutte le carte per votare. Attenzione, lo vedo un po' ciancicante. È un po' Michael Jackson. Il volto è sofferente. Ma... chiede un aiuto dal pubblico. Gli lanciano un'arma. Ma che è successo? Ah no, è un bastone da passeggio. Bello con questo outfit alla Neo di Matrix 2. E sotto svela anche una camicia colletto coreano, se sì, non sbaglio. Esatto. Quindi... se posso andrei a presentarvi l'outfit. È un tartan tono su tono. Se la pelle del conte era di vitello, questa è di Wagyu. Wagyu. La Wagyu, quella partenopea. Wagyu. Vedo che ha studiato. Poi ho smesso, però. Ma come mai la camminata? Purtroppo ho avuto un piccolo infortunio durante una partita a polo e il cavallo si è un po' imbizzarrito e ovviamente... l'ha disarcionata, è caduto. Sì, purtroppo ho avuto un piccolo infortunio, ma nulla che non si possa recuperare. Posso chiedere se posso vedere la cintola? Ovviamente la cintura riprende la scarpa, come lei ben saprà. La cintura non è né seziente né in grado di adoperare attrezzatura da ripresa. Per cortesia, non si prenda libertà. Le consiglierei di togliere il borsalino, perché secondo me le stringe un po' il cranio e sta dicendo un po' di cazzate. Effettivamente. Che termine poco consono. Principe, io la ringrazio, lei è veramente bello, mamma mia, la sognerò stanotte. Barone, lasci il posto al principe, per favore. Si allontani. Vado a mettere il mio outfit. Sì, si faccia anche una doccia se è possibile, per cortesia. Passo lento e ben disteso e ponderato. Sguardo sommesso. Ah. Ci fa un cenno. Mi piace molto la cravatta un po' ipotenusica. Ho imparato ad indossarla. Sì, 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 finalmente. Alla buon'ora. Però come mai lei è sempre in doppio petto? Il gelo. No, no. No, cosa sta dicendo? Come si permette? Io sono semplicemente in piedi. Descriviamo l'abito. Sì, sentiamo. C'è un biglietto. Biscotti, latte, cereali. No, credo che questa fosse un'altra lista. Allora, signori, io vi presento il mio abito. È un abito a tre pezzi con giacca. Dov'è il terzo pezzo? La cintura. Dai, ma nemmeno la cintura si è ricordato. Abito a tre pezzi con giacca doppio petto, in fantasia tartan, nelle nuance del grigio. Nelle? Chiedo. Nelle arance. Nelle guance. Camicia con collo alla francese. Sì. Mi hanno scritto male anche il copione. Hanno scritto cravatta con la C. È gravatta. È gravatta. E poké da taschino. Vuole parlarci anche un po', mi permetto, del look, diciamo, barba, baffo e capello? No. Perfetto. No, lui non grazie. Vuole.
Attenzione, una moviola. Una moviola. Wow. C'ha lo slow motion integrato. Assolutamente sì. Ma guarda che bel colore. Pulito e bello. Un sole. Lei ha mai lodato il sole? Ragazza dei facili costumi. Questo abito è un tre pezzi, monopetto, collo alla francese. Figo. Molto. Guardi che bella gravatta con questi ghirigori, quasi barocca, rococò, cocco. La cravatta ho subito notato che non è uscita dal di sotto del panciotto. D'altronde il diavolo sta nei dettagli. Lo dice lei? Sì. Mi ha convinto, sa? Perfetto, può sostituire la mia qui presente persona. Sarà molto difficile occupare il suo stesso spazio. E vado a mettere un voto. Mamma mia, che aria d'estate! Ho preparato per voi un outfit primaverile per quando mi diletto nelle mie giornate libere sullo yacht. Eh certo, è logico. La scarpa, signori, è bellissima. Sembra una caramella mu. Ma signor Conte, noto qualcosa, si può girare un attimo? Abbiamo... No. Di spalle. Nel cappello c'è... Sì, qualcosa. C'è qualcosa nel cappello. Può toglierlo? La testa pelata, no, sì. No. Non prova... Dietro. Dietro? Dietro. Sì. Deve toglierlo. Una carta. È un asso. Un asso non nella manica, ma nella tesa del cappello. Come mai è un asso di picche? Un asso di picche. Lo scopriremo solo vivendo. Anche se adesso ho un po' paura. Beh, cosa mi dite di questo outfit? Io credo che finora sia l'outfit che le renda più giustizia. Grazie. 46. Lo zoppo. Le leccherei la testa come se fosse un sorbetto al limone. E chi sono io per impedirle questo? Prego. Cosa non si fa? 50.000 euro al mese. Limone di Sorrento. Grazie. Principe, già che è lì, non lo faccia queste cose di scatto. Senti com'è accompagnato da questo bastone che suona. Un passo, un freestyler. Tum. Un battito cardiaco quasi. Un perno. Lo vede anche lei, okay. Conte? Allora, sì, me ne sono accorto. Già. La cravatta fino alla fibbia della cintura. Non è da lei, principe, eh? Riesco a vedere il bottone primo della camicia. Una cosa veramente... Lei dalle mie parti non avrebbe, diciamo, una lungua... Lungua? Lungua. Già pensavo alla lingua che sarebbe saltata, perché lei si fa troppe domande. Da principe, quale sono? Ho optato per un principe di Galles, sui toni del bianco e del nero, che creano questa illusione ottica del grigio. La cravatta, Bordeaux pois, diciamo che spezza con... Col femore. Si spezzano ambedue. Sì. Può girarsi, per favore. Girarsi, non andare via. Cosa sta facendo? Vedo qualcosa nel taschino della giacca. Nel taschino, cioè... Cos'è? Un biglietto del tram? Cosa fa? Prende i mezzi pubblici? È un asso di cuori. Lei è quello di picche. Un asso di picche. Ma non può essere un caso allora. No, siamo gemelli del destino. Nella mitica Shanghai. Che splendida. Toccherà scoprirlo. Gli entra la retro. A lui sì. Spero ci sia una spiegazione per tutto questo. Oddio santissimo. Questa è una nuova moda lanciata dal sottoscritto. La cintura al rovescio. Ma se deve andare in bagno di corsa, come fa? C'ho la bottega apposta. Però se deve fare la consegna quella grande... Posso permettermi? A me mi pare una strunzata. Molto chiedo giovane. Chiedo scusa. Questo è un doppio petto. Eh sì, è uguale a prima. In tartar. Ok, come prima. Sì. È sicuro? Tartar proprio? Sì, c'è il colore. Sì. 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 Sì? Dai che ce la fa. Con gilet. Ok. Tre pezzi? Sì. Ha studiato. 300 euro. E scarpe. Okay. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ho notato prima, quando si è girato per farci vedere la fibbia, che aveva un qualcosa in tasca. Cosa ho nel tasca? Provi ad avvicinarsi con la mano alla tasca, ok? La giri, vede? È una carta. Una carta. Anche lei ha un asso. Un asso di fiori. Nel suo caso i fiori. Perché i fiori? È il profumo, solidale. Il profumo dell'estate, lei che... Il profumo, quindi? Sì, e se tanto mi dà tanto, credo ci sarà un'altra carta. Quindi giochiamo l'ultima carta? Mi concedete l'onore di presentare il Duca? Prego, barone, prego. Duca, venga. Che originalità.
passo ovviamente sempre molto sicuro. Mi fissa negli... e quando mi fa così non so cosa fare. Guarda come corruga la fronte e stringe le labbra. Un sorriso, un cenno. Ci fa capire che sa quello che vuole. Un abito blu elettrico, tre pezzi. Elettrico come me. Non avevo dubbi. Non pago neanche la bolletta. E signori? Ce l'ha con me, Murrie, non con me. Come tutti ben sapevamo, c'è. Quindi a lei è toccato quello di quadri. Detto anche di diamante. Che pregio! A me le picche, è proprio il pagliaccio del gruppo. A lui è toccato, guarda lui caso. Lui brilla. La nostra stellina. Sì, stellina, la notte si avvicina. Vorrei far notare la scarpa. Un attimo. No, posso correggere? Prego. Questo è una tinta petrolio. Ha comprato un nuovo pozzo, lo so. So che anche lei è un grande magnate. Sì, quando si pranza. Mi faccio solo un ultimo giro, ne approfitto sempre per il gluteo perché mi piace e mi appaga. Grazie. Beh. Posso avere un ceppo? Allora, io per il primo outfit... Quello Bordeaux. Bravo, quello Bordeaux, le ho dato 80 perché ho tanta voglia di leccarle l'alluce. Prego. Per questo secondo outfit... Prego, come fu per la sacra pelata... Non vorrei che ci bloccassero il video. Mentre per questo secondo outfit le ho dato un test di gravidanza, perché quello sguardo mi ha penetrato. Principe, ne ha saltato uno. No, il primo non l'abbiamo votato. Ah, allora non quello bordo, quello blu, proprio il sorsioli. Sì, esatto. La sua presenza mi ha mandato in brodo di giuggiole. Buono. Allora, io ho messo una semplice vocale. A quale vestito? Quale abito? È il primo abito. Ok. La I. La I? Sì. Ma lei ha scritto A-E-I-O-U-Y? Sì. Sto cercando di imparare anche l'italiano in questi giorni e mi sto anche dilettando. Anche? Quante lingue conosce? L'inglese. Ah. Ah, come si dice in inglese grazie e arrivederci? Thank you very much. I appreciate. E che vuol dire I? Non lo so, lei ha capitato la terza posizione, quindi A e I. Grazie, Baron. Per me abbiamo nel primo outfit il 10, mentre nel secondo ho dato 16. Ho esagerato. Allora, io nel primo outfit le ho dato un 7 e tre quarti. Perché... non glielo dico il perché. Ma sa che io non sono neanche qua a sindacare. A lei va bene? Sì. A me pure. Per il secondo outfit le ho dato un fallo eioculante. Perfetto. Allora io gli ho dato giustamente per primo una bella A. Ah. Ah, ecco perché A. E sul secondo abito ovviamente la O. Oh. Mi piacciono. Sul primo abito le ho dato da 1 a 10, 27. Per quanto riguarda questo outfit, 71. Lei conosce la 71? Assolutamente sì. L'autostrada? No, no. La posizione della 71 è la 69 con Dudi d'Arco. Quando sentite questo suono fastidiosissimo è perché siamo usciti dalla chiave gentleman dell'eleganza, esatto, savoir-faire, esatto. Bon ton, bonjour, kung fu. Direi che è la volta del principe. Mi accincio. Lascio il posto a Dottor House, prego. Sul primo abito, sempre nella scala da 1 a 10, le ho dato un meraviglioso 18. Mi ha ricordato molto un passaggio alla maggiore età, da ragazzo a uomo. Sono confuso, ma accetto. Mentre per quanto riguarda il secondo abito, ovvero quello che sta indossando adesso, i greco mezzi. Che conosco bene. 3,14, Thomas. Esatto. Allora, io gli ho dato giustamente una E. Giustamente. Va letta così, E. Ed ovviamente cosa si aspettava? Arrivando quinto col secondo. Y. Ah, è un U di approvazione, ok. Grazie, Barone, per la sua... Lei è sempre così esaustivo. Esatto. Murri, abbiamo un gradevolissimo ed onesto 8 nel primo outfit, che non serve disegnarlo, a terra non c'è sabbia, mentre in questo secondo outfit non sono riuscito a farmi passare, diciamo, questa gravatina che ciondola quasi sopra il pacco. Ai. Caro Barone, le scrivo così mi... Partiamo dal primo outfit. Io ho disegnato una casetta, che potrebbe sembrare una casetta, ma in realtà è una casa di cura psichiatrica. Che credo faccia proprio al caso suo. Pensavo perché lei era un muratore e quindi ha fatto una casa. Guardi, io sono più d'accordo col barone in questo momento.
A questo outfit invece le ho dato un 104. Perché diciamo la accompagnerei nella casa di cura psichiatrica. E chi siamo noi per portarle via questo premio? Conto, lei ci dia il conto. Ah, allora Thomas. Sì. Abbiamo nel primo outfit, e ricordiamo che nel caso di Thomas la scala va da 1 a 100, partendo certo. dal 99, esatto. abbiamo un 4. Mm. Sta facendo i conti, guarda. Quindi un 96? Sì, mentre in questo secondo outfit, che è praticamente uguale all'altro... Forse cambia solamente il colore della pochette, perché... la cintura comunque. Ah, effettivamente, signor Conto, non ha tenuto conto... della cintura. Invece ne ho tenuto conto. Conscio di questo nuovo lancio di stile, ho dato un 6. Io invece, mio caro barone, per il primo abito mi sono permesso di darle un boh. Dubbioso, dubbioso. Mostrerebbe per... Forse sì. Non è né sì né no. Mi scusi, ma lei mi scrive A-E-I-O-U-Y e poi chiede a me perché ho scritto boh? Non lo so. Esatto, boh, vuol dire non lo so. Per quanto riguarda questo secondo outfit che mi ha colpito particolarmente, il mio voto è tubo, perché non sapevo veramente cosa scrivere. Tubo. Io ho un diploma come idraulico. Guardi come la guarda male, si è stizzito, arrabbiato. Di lavoro principale cosa fa? Il barbone. Questo era il primo video di presentazione dei nuovi outfit della nuova potentissima stagione dei Gentlemen che inizia ufficialmente. Voglio ringraziare Okerty per averci offerto questi meravigliosi abiti su misura, perché come vedete ognuno ha una propria fisicità, no? Vi invito al link in descrizione, perché Okerty fa abiti su misura, precisi, perfetti, e utilizzando il codice sconto Gentlemen avrete prezzi ancora più vantaggiosi. E non dimentichiamo le calzature, che mi stanno veramente mandando in fissa. Complimenti. Complimenti a lei, Conte. Grazie. Non perdetevi i prossimi video, che saranno potentissimi, devastanti. Se il video vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi a tutti i canali per non perdere i nuovi video dei Gentlemen. Fateli vedere a tutti, amici, zii, cugino, parente, compare, nipote, e noi ci vediamo al prossimo video dei Gentlemen, dove non sappiamo cosa faremo, ma neanche cosa diremo. Mamma mia. Lei di sicuro un applauso, no. Direi. For gentlemen I hear.